Ciao a tutti ragazzi, sono Fett e bentornati qua in un mio nuovissimo video di Detroit Become Human. Ragazzi, la volta scorsa ci siamo lasciati qua con Hank messo molto, ma molto male. E nada raga, direi di continuare subito la storia senza indugi su Segugi. No, scherzo, vabbè, vabbè, poco simpatica come... Allora. Vedo tanti container e tanti droni. Ok, la ragazza che abbiamo incontrato a Jericho. Sì, esatto, siamo Marcus. Follia. Se ci beccano, siamo morti. Che facciamo? Troviamo il deposito della Cyberknife. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Seguitemi. Sì, seguiamo Nord. Vai. Aiuto, raga, qua siamo... Cioè, è una situazione abbastanza delicata. Non devono vederci. L'abbiamo capito. Attenzione. E ora che facciamo? Cerco un'altra strada. Oh raga, che bello che parlano senza farsi sentire praticamente. Parlano tra di loro. Una roba bellissima. Cyberlife, sì, siamo nel posto giusto. Mighe salti pericolosi. Ha voglia nella vita reale fare. Sì, subito. Wow. Ma quanto sono smart. Ah, che situa. Sembra un film sta roba. Mi dei ninja, raga. Poi è davvero, sono dei ninja. Bellissimo, wow. Il magazzino è vivante, ci siamo quasi. Ok, sta facendo tutto lui. Va bene. Della Cyberlife. Lì c'è tutto quello che ci serve. Ma dobbiamo disfarci di quel drone. Ci penso io. Neutralizza il drone. Ci penso io? Ok. Bella raga, precostruiamo anche qua. Figo. Mi piace. Vediamo se qua riusciamo a fare ciò che vogliamo. No, meglio salire prima qua. Sì. No, meglio andare direttamente. No, proviamo di qua. Perfetto, raga. Oh, raga, il primo colpo giusta. Grande, non me l'aspettavo. Perfetto. Bella raga, al primo colpo. Stavo diventando più bravo. Esatto. La beh. Tutto ok? Sì, sto bene. Ben fatto, Marcus. Nei container, riempite gli zaini. Portiamo via tutto. Ok, ragazzi, qua dobbiamo prendere tutta sta roba qua. E nada, speriamo che basti. Non so che dire. Apriamo un po'. Ok, tante belle fialette. Queste ci serviranno un sacco. State violando una proprietà privata.
La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Informerò la sicurezza. John! Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? Ok, prendo e nascondo. È un android, non posso... John! Mi serve aiuto. John! Prima il drone e ora questo. Che fortuna. Raga, per quanto poco, per quanto poco. Finiamo qui e andiamocene. Direi di sì. Cercate del sangue blu. Ce ne serve ancora. Raga. Raga, si fa sempre più difficile comunque. Le scelte, intendo, sempre più difficili. Aiuto. Cerca nelle casse più grandi, d'accordo. Le casse più grandi stanno là. Sì. Sì, sì, sì. Raga, un po' complicato. Paura che arrivi qualcuno da un momento all'altro. Quello è il problema. Per quello che sto facendo adesso non è niente, però ho paura che arrivi qualcuno, un sacco. Raga, più riesco a convertirne meglio è. Sì, 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 raga, funziona così. Ok. Reazione a catena, mi piace. Bella raga, sta andando benissimo. Siamo a pieno carico, andiamo. Ci sto. Portatemi con voi. Sta con loro, non possiamo fidarci. Ha rischiato per noi, non lasciamolo qui. Non possiamo portarli, è pericoloso. No raga, io accetto. Vengono con noi. Non mi interessa. Non mi interessa. So di trovare altre parti di ricambio. Che vuoi dire? I camion. Sono carichi di biocomponenti. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche in manuale. Ah. Dov'è la chiave? La chiave. Là sotto, nel posto di controllo. Ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio, Marcus. Siamo a posto, quello che ci serviva lo abbiamo. Scappiamo prima che ci prendano. Questo camion tra bocca di ricambi ce ne sarebbero per tutti. Non ci capiterà più. Se ci ammazzano, i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. Raga, io ci provo. State qui. Se non torno tra 10 minuti, andate. Marcus. Vengo con te. No, vado da solo. Rischiare di perdere la vita in due non ha senso. Mi sembra giusto. Raga, ci devo provare. Ci voglio provare. Ci voglio provare e niente. Cioè... qua dobbiamo stare davvero attenti. Non è una stupidata. Oh no, meglio di no. Ok, allora invece di qua. Vediamo se qua abbiamo possibilità di entrare oppure no. Ho leggermente paura, ma è solo leggermente. Ok. Bestiacce. Ok, ma che cazzo, d'accordo. Qua cosa devo fare? Allora, aiuto. Aiuto, raga. Forse è il tempo. Odiano il tempo. Minacciare le guardie. E io che. Non lo so.
Qua cos'è che mi dice? Ruba la pistola. Va bene. Prova a rubarla, raga. Così la pistola. Dovrebbe aver già finito. Meglio qui che di pattuglia laggiù. Ok. Sì, raga. No, raga, ho sbagliato, sono stupido. Però adesso recupero, promesso. Prometto che recupero. A terra. Quello lì grosso lo devo sgombrare. Ok, raga, sto recuperando. No, però non mi piace che lo devo uccidere. Però, no, infatti non l'ho ucciso, meno male. Perché uccidere sono totalmente contrario. Perfetto. Bella raga. Grande. Quando c'ho il controllo devo subito scappare. In un secondo netto, raga. Torna dal gruppo, subito. Forza. Forza, non c'è tempo da perdere, L'hai presa. Bene. Andiamo però. Forza, subito dobbiamo andarcene, istantaneamente. Quanto è rischiosa sta roba, raga. Presto, dentro! Vita per uscire dal porto, Mitsuga, io che guido. C'è da preoccuparsi. Allora, R2. Io premo solo R2. Sì, fa tutto lui. Meno male, se dovevo guidare io eravamo messi male. Non uscivamo neanche dal parcheggio, mi sa. Oh, bella raga. Benissimo, sono svenuti ancora. Perfetto, raga. Uccisi non li ho uccisi, perché l'ho visto, non li ho uccisi. Li ho fatti svenire entrambi. Raga, è andata perfetta. Cioè, perfetto. Un carico. Abbiamo rubato un intero carico. Ci sono biocomponenti per tutti quanti. Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. È vero. Ho scelto Jericho perché qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi. Bella raga, aiuto, cioè. Impressionante, wow. Ma wow, davvero, impressionante, bellissimo. Raga, oh, non è... No, ovviamente al 100% è impossibile, però c'erano tante altre possibilità, raga. Cioè, un sacco di altre possibilità. Comunque ragazzi, questo video è durato anche abbastanza, quindi ragazzi per questo video è tutto, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like se non l'avete ancora lasciato e di iscrivervi al canale e mi raccomando ragazzi attivate la campanellina e condividete il video perché, soprattutto tutta la serie perché sto gioco è
raga, sto gioco è pazzesco. Nada raga, per questo video è tutto. A un prossimo video. Bella!